fatto cambiare il campo. Sì. Buonasera, domande? Vai. Buonasera mister, l'aveva definita la partita più importante per lei da quando è all'Inter e la squadra, però questa volta insomma, bisogna dire che sotto il profilo della personalità in una partita così delicata forse in qualcosa è mancata. Lei che analisi fa di tutta questa serata, di questo girone? L'analisi è che ci dispiace prima di tutto, ci dispiace per come è andato questo risultato, perché noi la potevamo gestire un po' meglio di quello che abbiamo fatto. Non siamo stati bravi a reagire nella maniera corretta quando abbiamo preso gol, ci siamo un po' innervositi, un po' disuniti, e in questo giocare un calcio più frenetico, fatto di anche di giocate, di tentativo di giocate importanti su, abbiamo perso qualche pallone come spesso ci succede di troppo, è venuta fuori una gestione della partita un po' più difficile, perché gli abbiamo concesso qualche ripartenza dove non l'hanno portata poi a compimento, ma siamo dovuti tornare forte, abbiamo perso dei metri e è diventata una partita dove fra le due contendenti poi secondo me l'Inter è meglio e ci va a rimettere l'Inter da un punto di vista di scorrimento. Però poi il lato emotivo è questo, spesso quando c'è in palio una posta così alta, allora tenti subito ad andarla a risistemare, a cercare, e se lo fai dentro un velocizzare di più di quello che dovresti, mantenendo sempre un po' di ordine, va bene, ma se lo fai un velocizzare perché fai più disordine da un punto di vista tattico, allora poi diventa un po' più difficile. Nel secondo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto la partita, l'abbiamo chiusi, li abbiamo pressati, li abbiamo tenuti là, e c'erano capitate anche delle situazioni molto importanti, però non siamo riusciti a concretizzarle. Siamo entrati in area diverse volte a mettere queste palle dal vertice di linea di fondo, area di rigore, dove c'era la possibilità di chiappare dentro l'area lo spazio per andare a fare gol, però poi non ci siamo riusciti. Da ultimo ci sono capitati due o tre episodi che potevano portarci al vantaggio, ma non ci siamo riusciti, per cui bisogna saper accettare questo risultato, perché la squadra non è che abbia fatto una prova scandalosa, ha fatto una discreta prova, poteva far meglio, ma poi purtroppo c'è il peso del risultato che è questo qui. Domande? Prego. Buonasera mister, questo discorso degli errori nello sviluppo della manovra oggi credo fosse anche difficile perché avevate delle assenze a centrocampo, ecco, come nasce questo centrocampo con Candreva e Borca mezzali? E se nell'ultima parte di partita la freschezza, diciamo, di Brozovic, la corsa che ha, poteva anche essere magari utile in fase offensiva con Borca che magari ha i tempi ma ha meno questo tiro da fuori quando va ad assalire l'area. Grazie. Come nasce? Nasce normale, nel senso che si vuole rifare 4-3-3 e nel primo tempo è stato un sistema che ci ha creato qualche vantaggio, perché Candreva, quando è andato ad attaccare alle spalle Politano la bandierina con palla sui piedi di D'Ambrosio, ci abbiamo trovato lo sfogo diverse volte laggiù, perché loro lì ci uscivano con il centrale difensivo e si liberava più spazio dentro l'area di rigore, per cui è una cosa normalissima, perché poi in questo portare dentro di Politano, buttarsi fuori Candreva, c'era questo movimento che gli determinava poi sempre difficoltà a livello delle marcature. Poi
da ultimo Brozzo, non capisco che vuol dire, da ultimo avevamo quasi tutti attaccanti, vuol dire andare a intasare ancora di più il limite dell'area, perché poi c'era poca possibilità di giocare, perché Keita stava addosso del limite dell'area, Lautaro stava a ridosso del limite dell'area, Mauro era dentro, Ivan da ultimo quando abbiamo ridato un po' di ordine rimettendo dentro il terzino spesso faceva quello offensivo, poi ti viene a mancare, ti si crea una buca nel mezzo al campo, come è successo un po' nel primo tempo in alcuni momenti, che siamo stati troppo votati a portare palla, ad andare laggiù, che abbiamo lasciato quella via di mezzo troppo libera, per cui non riesco neanche a capire Brozovic dove lo dovevo mettere, ecco. Però è uguale, insomma, è uguale nel senso che quando non tu riesci a vincere, quando poi è chiaro che le scelte che tu fai sono sempre discutibili in questo calcio qui, ecco. Io decido di fare quelle scelte lì e le rifarei anche se dovessi ricominciare. Prego. Il campo ha parlato, ma sabato si torna in campo in una partita che potrebbe essere difficilissima a questo punto. Lei pensa che la squadra abbia adesso la statura psicologica giusta per agire in campionato? E passa anche da queste reazioni qui, quello che deve essere poi questa maturazione, questo alzare sempre il livello di qualità della squadra, sia come risultati e sia come gestione della partita, ecco. Passa attraverso una buona prova subito nella prossima partita che noi andremo a fare, perché volevo dire, è una cosa che ci dà fastidio, ci disturba, ci fa star male e via dicendo, però io non l'ho visto tutto questo brutto atteggiamento della squadra, ecco. Io ho visto una squadra che per voglia di andare a ribaltare l'azione ha perso un po' di ordine, ma poi anche nel secondo tempo per lunghissimi tratti ha giocato calcio e ha fatto anche delle occasioni importanti per andare a far gol che non siamo riusciti a concretizzare, ma fatto bene, nonostante che avesse poi una tattica molto offensiva, perché in mezzo al campo poi c'era da durare fatica per riconquistare palla, perché eravamo molti a giocare sulla linea difensiva degli avversari. Prego, l'ultima. Sera mister, forse l'ho accennato prima, lei è sempre molto schietto e sincero anche nelle autoanalisi. In questa partita si attribuisce qualche colpa, qualche responsabilità, oppure è andata così e no, basta? In questa partita io scelgo sempre me come riferimento di quelli che sono i risultati negativi della squadra. Sono sempre il responsabile. Per cui lei mi può dire quello che vuole, però è un'analisi, è un punto di partenza che faccio da solo e mi sta bene anche che lo facciate voi, perché attraverso poi quelle che sono le osservazioni uno ci va dentro e ci riesce anche a trovare dei modi per lavorare, per cui con tranquillità, se non sono fatti in maniera cattiva, in maniera mirata per tirar fuori quella che è la cattiveria individuale o quella che è il giocar contro, perché uno ha a cuore un'altra situazione di un'analisi corretta, ecco. Fatta in maniera normale si può fare. Per esempio, il suo collega prima diceva Brozovic più avanti, sì, va bene, può darsi, però non lo so poi quello che sarebbe stato il comporre tatticamente il resto della squadra. Secondo me Brozovic nel primo tempo si è lasciato trascinare perché si è abbassato un po' più Borca
e lì poi abbiamo avuto qualche difficoltà. Brozovic ora è diventato un calciatore forte lì davanti alla difesa, per cui a levarlo da lì noi si omette subito il primo errore, perché lui, come lui, ora ce n'è pochi davanti alla difesa. Se non l'avete ancora visto, ve lo dico io, ce n'è pochi. Brozovic, calciatore fortissimo davanti alla difesa. È Borca che deve andare 10 metri più avanti e poi andare a giocare sulla via di mezzo. Però, se detta in maniera corretta, così come diceva il suo collega, è chiaro che ci guardo, però questa non la modifico, rimane così. Buonasera a tutti, grazie.